La tutela del Mediterraneo è fondamentale. È il nostro grande mare comune che si sta riscaldando, che sta avendo problemi per il cambiamento climatico e a maggior ragione bisogna essere attenti alla tutela del mare. E il tema della dissalazione è un tema centrale. Io, come più volte ho ricordato, quando sono diventato ministro dell'Ambiente, si chiamava Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, come primo atto nel maggio 2006 cambiai il nome al ministero dicendo che un paese come l'Italia, circondato dal mare, doveva avere anche la tutela del mare nel titolo del ministero. Purtroppo dopo i titoli e le denominazioni cambiano troppo spesso, ma la centralità del tema è totale. Ecco perché ad Atene il 24 di ottobre faremo un evento con le Nazioni Unite, esattamente con United Nations Environmental Protection Agency, l'agenzia della protezione ambientale, il Mediterranean Action Plan, che è il piano delle Nazioni Unite per tutelare il Mediterraneo. C'è un'iniziativa, un evento dei rappresentanti dei vari paesi dell'area mediterranea e andremo a parlare con il contributo anche di esperti, ma anche di parlamentari greci, del ministro dell'ambiente italiano, della dissalazione. Che significa dissalare? Significa che io prendo acqua salata e cerco di farla diventare dolce. In realtà la faccio diventare distillata, poi ci devo mettere ancora dei sali per renderla potabile. I dissalatori possono essere messi a riva e cosa succede? Che un dissalatore non solo consuma territorio, consuma energia, ma ogni volta che deve dissalare l'acqua scarica salamoia, che spesso è tossica, cioè un grande concentrato di acqua salata che, come qualcuno sa, il sale, come dire, distrugge tutto. Quindi soprattutto io ho visto a Ventotene cosa è accaduto nell'area protetta di Ventotene. È molto pericoloso avere dissalatori sparsi con leggerezza anche dove non servono, anche in isole che hanno solo in due mesi all'anno necessità di più acqua e poi c'è pochissima gente, e invece può essere distribuita l'acqua come si fa abitualmente con le cisterne o nuova tecnologia proprio italiana con una nave che ha a bordo il dissalatore, quindi prende l'acqua a largo dove è più pulita tra l'altro, la dissala a bordo e la rimineralizza e fornisce le isole girando i vari, come dire, serbatoi delle varie isole. Non è più semplice? Ecco, di questo parleremo ad Atene. Si può ragionare sicuramente dove servono i grandi dissalatori, dove ci sono delle necessità reali, serve una valutazione di impatto ambientale strategico, cioè in Italia dove serve e dove non serve. In molti casi, per esempio nel nord, si parla di siccità ma non servono i dissalatori, servono dei laghetti e delle strutture che contengono l'acqua delle piogge, che sono tantissime, cioè l'Italia non ha un problema di mancanza di piogge, che le piogge sono cambiate, sono a volte molto intense in periodi brevi e poi ci sono lunghi periodi senza piogge, quindi rischio siccità e alluvioni, come si dice appunto. Noi abbiamo bisogno innanzitutto di recuperare l'acqua piovana, che è la migliore acqua distillata, perché è distillata dalla natura, diciamo, tanto per essere chiari, e poi invece usare solo nei casi necessari i dissalatori e preferire strutture mobili che occupano meno spazio e che possono consentire di disperdere la salamoia in alto mare, quindi dove non crea problemi perché non c'è una concentrazione di sale, invece che nelle zone vicine alle isole, che spesso sono aree protette o comunque aree di interesse naturale. Di questo tema parleremo ad Atene e questo è uno dei temi che noi stiamo cercando di utilizzare per spiegare che dobbiamo sempre guardare alle tecnologie non con chiusura mentale, perché le tecnologie servono, ma dobbiamo capire sempre le tecnologie come arrivano a essere compatibili con l'ambiente e sostenibili. Di questo ci siamo occupati e ci occupiamo anche qui a Madre Terra, perché dobbiamo imparare, conoscere e difendere sia i nostri territori sia la bellezza del mare.